che cosa leggiamo? Non leggiamo più e leggeremo sempre meno. E c'è una dittatura, quella televisiva, che ci impone poi di leggere solo determinate poche piccole cose. La logica poi dei facitori di televisione è il consenso, cioè l'ascolto. Allora più abbassi il livello, più si alzano gli ascolti. E allora cosa succede? Che lentamente si deprime anche il livello culturale della middle class italiana, che vede delle cose che sono delle stronzate. Per me i libri hanno solo 20 anni, fra 50 anni. E chi è che compra un libro fra 50 anni? Nessuno. Il suo primo libro, Fantozzi, è del 1971. Da allora ha scritto altri 15 libri, ma sulla base di quel primo successo editoriale internazionale e di quel personaggio è nata la sua esperienza e la sua fama di attore. C'è un villaggio scrittore che resta sempre molto sullo sfondo e un villaggio attore che continua a prevalere nell'immagine del pubblico. E quando arrivano al Festival Letteratura di Mantova, i due giocano continuamente a scambiarsi i ruoli, un po' come fanno Villaggio e Fantozzi. Sono diventato rancoroso, non so perché, invidioso in una maniera che uso la maldicenza. So che qui, no, lo so qui a Mantova, voi non sapete cos'è la maldicenza. Infatti, lo so, è una grande fortuna. Io invece a Roma adesso, dopo aver avuto una stagione lunga della mia vita di grande successo, vengo invitato in qualche salotto bene, si fa per dire, di ladri patentati, solo perché ho fama di abilissimo, geniale, maldicente. Vi faccio un esempio. No, lo faccio per voi che non sapete, qui a Mantova cos'è? Siamo a Mantova, no? A volte. Serata tipica a Roma. Un gruppo di intellettuali e di ladri, un po' di tutto c'è là dentro, no? E uno dice, com'è carino lui, eh? Questo si alza, scusate, dov'è la toilette? Si allontana questo disgraziato di 7 metri. E a questo punto uno dice subito, com'è carino lui, oh, un altro, io gli voglio bene come se fosse un fratello. No, un altro ancora, gli voglio molto più, voglio più bene a lui che a me. A questo punto mi guardano tutti in attesa. E parte il professionista. Sì, dico io, è vero, è molto carino. Però adesso pare che abbia una relazione anale con un somaro sardo. Boh, ma proprio delle cose. Anche lei lo fa? No, scusatemi, magari vi ho sorpresi. No, perché qui magari non si sa cos'è la maldicenza. Io sono diventato un vecchio, rancoroso, maldicente soprattutto. Impotente, questo non lo dite, malerizia. Impotente, io le ho tentate tutte, perché io ho avuto le prime esperienze sessuali in una cabina di legno. Non so se sapete cosa sono le cabine, quelle dove ci si sfogliava in riva al mare, qui forse in riva al Mencio. E aveva un odore quella cabina, che mi ricorda le prime esperienze sessuali, quindi mi provocava. Insomma, non dico, avete capito, parlo di erezioni vere e proprie. Adesso invece io mi sono fatto ricostruire da un artigiano nel mio giardino una cabina in legno con lo stesso odore. Niente. No, scusatemi però, prima di continuare, io ho rivisto con molta gioia una mia amica, una mia vecchissima amica Anita, dove sei? Dove? Alza un braccio. Ecco, Anita, meno male. Anita è una delle mie più vecchie amiche, che io pensavo fosse deceduta da... sì, alle volte io non oso più domandare, ma come sta quello lì? Perché... No, purtroppo a una certa età, voi lo sapete, vedo che c'è qualche signora, lei non giovanissima, ha visto che ormai la nostra età conviene più se vai in un posto lontano. Come sta Fran? Ti rispondo. Andando. E Gino, morto. Quindi un bel momento, io sinceramente quando mi sposto non domando più. Quindi Anita, io sono... Perché tante... Che è successo?
Era tanti anni che non vedevo Anita, che ho conosciuto a New York molti anni fa. E io te lo giuro, prima, quando l'ho vista, dico, ma guarda, Anita, che pensavo... Però l'argomento di questo nostro pomeriggio, qual era? Il libro. Che ci facciamo con questi libri? Cioè, sono una via di fuga, oppure c'è qualche titolo, qualcosa che ci può aiutare a trovare una via? Ah, io mi vergogno, io non posso consigliarvi di leggere i libri che vogliono vendere i librai, io non me la sento di consigliarvi Vespa, non me la sento neppure di consigliarvi Camilleri. Ragazzi, lo dico sul serio, bisognerebbe avere il coraggio, anche a bastonate, di far leggere ai nostri nipoti, ormai siamo, io sono già bisnonno, bisnonno, lo so, non è colpa mia, Beh, bisognerebbe fargli leggere, tu mi fai una domanda insidiosa? Allora bisognerebbe imporre a tutti quelli che hanno 17 anni, e poi interrogarli, di leggere Metamorfosi del signor Kafka. Voi dite che rotola lì? No, capolavori incredibili. Metamorfosi di Kafka, alla prima riga, ve la cito, Il signor Gregorio Samsa si svegliò una mattina nel suo letto che era un enorme coleottero, punto. Quindi si entra in un incubo alla prima riga. Vabbè, Kafka è irripetibile, bisogna fargli leggere la Metamorfosi, fargli leggere il processo di Kafka, il castello, Memorie del sottosuolo di Dostoevsky, ma le deve leggere, poi lo interrogate. E poi questi libri che io sto suggerendo, perché me l'ha chiesto lui, non è colpa mia, Delitto e Castigo, e bisognerebbe assolutamente ogni 15-20 anni farli rileggere, perché la rilettura dopo 20 anni di capolavori di questo tipo è una lettura di un autore completamente nuovo. Bisogna leggerli almeno 4 volte nella vita. Io altro non so consigliare, come i film, è inutile dire vai a vedere tutto quello che fanno vedere, no? Vai a rivedere Il passaggio dal Rex, non me l'ha chiesto lui però lo dico io, di Fellini, vai a vedere Settimo Potere, forse voi pochi l'hanno visto, ma però non andate a vedere La corazzata Potionkin, vedi quello suscita. E lo so, quella è stata una battuta epocale, perché sinceramente, vedete, quando io ho detto, io sono andato con un film, scusatemi, che si chiamava Fantozzi, numero uno, numero due, dove Fantozzi, in un momento, si ribella al capo ufficio che impone agli impiegati di vedere la sera in cui c'è Italia-Inghilterra, finale, campionato del mondo, di vedere La corazzata, in un momento Fantozzi si alza e dice, scusi, posso dire una cosa io? Prego, fa questo, di chi? Perché, ma tu dici. E dice, per me La corazzata Potionkin è una cagata pazzesca. Applausi. Beh, non avete idea cosa è successo al teatro, cinema, teatro Lenin di Mosca, 25 anni fa. Ecco, quando Fantozzi dice, c'erano 12.000 persone, russi, che avevano subito la corazzata per una vita, quando Fantozzi dice, ed era didascalia, non era... Dice La corazzata è un'esplosione nucleare. Urlavano perché era liberatorio. Anche la sinistra italiana, a mio avviso, mi deve essere grata, perché vi ricordate che fino a prima di questa battuta epocale non si poteva dire che La corazzata era... Ma sì, è un discreto film, un bel film, capolavoro, però alla lunga dire che è una cagata è assolutamente... liberatorio. Quindi anche per quello che riguarda i film bisogna insomma sapere scegliere, non tutto, perché io, vedete, ho subito il subibile, ho visto, dunque vi dico subito che quando avevo 18 anni c'erano due grandi categorie di persone, c'era il sabato pomeriggio sul muretto dei bagni Lido all'1:15 c'era il meeting point, parlate in inglese, non più o meno tutti, sì. Beh, il raduno delle ragazze che aspettavano il sabato pomeriggio, chissà che cazzo.
si arrivava, io e Fabrizio, lui e Andrea, eravamo molto amici, si arrivava e noi eravamo due, eravamo addirittura non di sinistra, ma a sinistra del Partito Comunista Cinese, quindi in una situazione, ragazzi. Si arrivava, le ragazze aspettavano, arrivavano questi due alunni, Mao, mi ricordo, un culo così, fascista, borghese, ancora Mao, questo che cosa succede? Arrivavano quelli veri, in silenzio alle spalle, ne indicavano una e la portavano via, intanto una via, Mao, che vada, che faccio vedere che voi la borghesia, non arrivava un altro, un'altra. Ne arrivava uno, un certo Righi, io mi ricordo il nome, ne portava via due, una e due. E io e Fabrizio, buon'anima, eravamo costretti, mentre gli altri andavano, mi ricordo una volta, ho detto a Fabrizio, ma che cazzo, ma dove vanno questi? E lui mi ha detto, non te lo dico perché, dimmelo, a scopare. Porca. E io ho detto, presunzione, poveracci. Perché io e lui si andava dove? In cineteca. Sabato pomeriggio alle ore 12, no, alle 2.40 cominciava. Io ho visto una rassegna di film cecoslovacco con didascalie in tedesco, ma guarda. Una volta davano, La madre di Potemkin. La madre era un film di un grandissimo genio, erano film in bianco e nero, senza sonoro, ma guarda una cosa. Finalmente arriva, mi ricordo da mesi, quando arriva la madre, ecco la madre di Potemkin, quando arriva un giorno il capo cineteca dice, signori, una grande notizia, no, è arrivata la madre, è arrivata la madre di Potemkin. Il proiezionista, a quei tempi c'erano le pizze, completamente rincoglionito, mette prima la seconda pizza e poi la prima. Il film parte, la madre, ecco la madre di Potemkin. Ecco la mamma di uno. Film comincia e entra il protagonista, Alyosha, che ha 90 anni. Cazzo. Lo prendono i cosacchi, quelli cattivi, boom, lo fucilano. E tutti mi dicono, ma come cazzo? Ma subito. Il film va avanti e si vede Alyosha che ha 40 anni che insegue una contadina russa, vestita, le solleva la gonna e la sodomizza praticamente. Poi c'è Alyosha ancora più giovane, sempre vestito da contadino russo, che insegue un cavallo, vestito da cavallo russo, lo porta in piazza e sodomizza anche il cavallo. Vabbè, capolavori assoluti. Nel finale, finalmente, ecco un primo piano della madre, un viso bellissimo, quello dei film di Potemkin, un viso terrificante. Si apre un magnifico sorriso, abbassa gli occhi e fa vedere che è pregna. Finisce il film. Si alza quello che curava il dibattito, non so come cazzo uscire vivo. Allora fa, questo, geniale, è il più grande, lo diceva sempre, è il più grande film di tutti i tempi, dove il grande maestro Potemkin, e voi, non ha detto pezzi di merda, ma insomma, voi pezzi di merda l'avevate forse in parte capito, fa morire il nostro protagonista subito, avete capito, lo fa morire il vecchio proiezionista, dal fondo fa, scusi, scusi, abbia pietà, è successo, ho messo prima. Lui, mi ricordo il nome, Barbieri, era anche un po', vabbè insomma, si va a risedere e fa una risata e fa, siamo fortunati, ce lo rivediamo tutto un'altra volta. Scusatemi, che sento, chi è? No, Berlusconi. Magari, ragazzi. Ecco, una cosa vi voglio dire. L'Italia è un paese
che è guardato anche un po' di sospetto, perché noi abbiamo adesso, è un grande uomo d'affari, abbiamo lavorato insieme con Fabrizio a bordo delle navi. C'è un altro telefonino? Rispondo io. Una voglia di risparmio, a me non chiamano mai, e invece magari me lo passo. Io l'ho conosciuto da ragazzo, era giovane, avevo tanti capelli, bravissimo come cantante, ma anche come uomo d'affare, dai, irraggiungibile. Adesso invece, tutte le volte, non so se avete notato, che va a quei G8, c'è la Merkel, quella tedesca con la carogna, che non riesce a guardare le telecamere, sono tutti lì per la foto, le telecamere, i fotografi. La Merkel guarda, ma dico ammirata anche, inorridita al colore cangiante dei capelli, una cosa, perché il mese prima l'aveva visto rosso, adesso nero completamente. Quindi sinceramente io trovo che, poi lui ha fatto un errore, ve lo ricordate? Ha avuto, quando è arrivato Blair, quello Blair snob inglese, l'ha ricevuto nella sua villa, famosa Villa Certosa in Sardegna, l'ha ricevuto e l'ha ricevuto non vestito da premier, ma aveva una specie di pigiamone bianco, vi ricordate, ma in testa aveva una bandana. Noi di sinistra, carogne di sinistra, ma come cazzo si permette lui di ricevere Blair in bandana? Allora lui ha avuto il coraggio, ve lo ricordate, ha detto, avevo la bandana perché mi sono fatto fare un trapianto dei capelli. Noi di sinistra, ma come cazzo si... E tutti a sperare in una crescita tipo una pianta di ficus, una cosa... No. Poi invece, oh, la crescita... C'è stata, avrebbe i capelli piccoli, è stata l'unica crescita vera che c'è stata in Italia in quel periodo. Poco prima della fine del suo incontro col pubblico, Paolo Villaggio si lascia convincere ad aprire il suo ultimo libro. Non ve lo leggo perché ho capito che forse è meglio quello. Nell'ultima cena, Gesù, aveva bisogno per la sua biografia di un traditore. Aveva di fronte i 12 seguaci e ha detto, tu, ha cominciato da Pietro, no, il più vecchio, Pietro te la senti di passare per l'eternità, come abbi pietà maestro, no, nessuno dei discepoli ha detto, non me la sento, ce n'era uno, il più giovane, certo Gesù Iscariotto, sapeva il greco, il latino, era indubbiamente il delfino di Gesù, ha detto, lo faccio io, ha accettato per sempre il ruolo del traditore e per tutta l'eternità, quando si dice un uomo ignobile, si dice quello è un Giuda. Mi sembra che questo gesto faccia sì che forse il più santo dei santi che io conosca è proprio lui. Questo è lo spirito in fondo del libro, rivalutare certi personaggi e sputtanarne altri, per esempio Garibaldi. Io all'inizio ho detto sono diventato vecchio, rancoroso, cattivo. Non è vero. Io invecchiando sono migliore. Anche sai perché? Io ho avuto forse la fortuna di avere un po' di fortuna nella vita. Allora quando hai fortuna sei meno rancoroso, sei meno incazzato. Soprattutto se hai molti figli come io, dei nipoti. Io sono bisnonno addirittura, immagina, quindi. No, non sono rancoroso, tutt'altro. Fingo di esserlo perché so che la più parte dei miei interlocutori sono incazzati. Allora se fingo di essere, di avere anch'io la stessa malattia, forse magari mi attiro qualche simpatia. È una forma di generosità, non è furbizia.